70 miliardi di dollari, una cifra assurda, completamente fuori da ogni logica di mercato. Un investimento che si posiziona tra i più grandi di sempre anche al di fuori del mercato dei videogiochi, una cifra che, lo ammetto, mi sta ossessionando. Sono anche andato a cercare su Google quanti soldi fossero in realtà 70 miliardi di dollari e ho scoperto che una singola persona impiegherebbe 1900 anni per finire i soldi spendendo 100.000 dollari al giorno, o che potremmo equamente ridistribuire tutta questa ricchezza donando 1944 dollari a ogni singolo cittadino canadese. Ma poi perché proprio ai canadesi? Vabbè, il fatto è questo: una mossa del genere da parte di Microsoft spacca in due l'industria videoludica e mette in ridicolo tutti i possibili ragionamenti che possiamo portare avanti sul mercato dei videogiochi. 70 miliardi di dollari rendono chiaro quanto sia parziale la mia visione della situazione e quanto il video che ho confezionato ieri non sia in grado di interpretare correttamente il primo timido passo di un cambiamento epocale che inizia a svilupparsi di fronte ai nostri occhi. In questi giorni si parla tanto razionalmente di critica videoludica, dell'importanza del ruolo del critico nei confronti del pubblico e della funzione mediatrice, quasi salvifica, che questo assume in quanto anello di congiunzione e protezione del consumatore con l'industria. Bene, direi che è il caso di arricchirci anche noi con questi 70 miliardi di dollari, affrontando tutta la questione da un punto di vista diverso. Perché ieri per me sono emersi due incredibili limiti relativi proprio a tutto il discorso che c'è intorno ai videogiochi e forse, per estensione, che abbraccia tutta l'industria dell'intrattenimento. Partiamo dal primo punto e questo ci ho messo un po' a realizzarlo. Dopo aver visto le analisi di molti grandi canali e testate del settore, sia italiane che internazionali, sono rimasto estremamente infastidito da una cosa. Tutti sono stati colti di sorpresa da una mossa del genere da parte di Microsoft. Il problema non è la ridondanza delle opinioni, ma il fatto che nessuno abbia trovato problematico che una mossa del genere abbia preso tutti quanti alla sprovvista. Da una parte abbiamo un settore giornalistico che basa la sua fortuna su rumor, leak, anticipazioni e spoiler, e ondate di analisti e esperti del settore che quotidianamente si sperticano nelle più colorite previsioni, cercando di intercettare quali saranno i grandi trend del mercato nel futuro a breve e medio termine. Eppure tutti sono rimasti scioccati dalla mossa di Microsoft e, se ci pensate, non ha veramente senso. Abbiamo una delle più grandi aziende al mondo, nota per un atteggiamento da vera superpotenza colonialista, che non fa altro che entrare nei settori di mercato inglobando sotto la sua etichetta le realtà più importanti, molto spesso scombinando completamente gli equilibri del mercato. È risaputo che Microsoft provò a comprare Nintendo prima di proporre la sua visione di videogioco con Xbox, e la storia recente non è altro che una traiettoria che, retroattivamente, è facile capire dove avrebbe portato. Prima le acquisizioni di singoli studi, poi il passaggio di Bethesda e ora un colosso morente che non chiedeva altro di essere salvato. Com'è possibile che nessuno, e ripeto nessuno, abbia ricevuto una soffiata su una trattativa del genere, che credo non si metta in piedi in due secondi, che nessuno abbia interpretato le dichiarazioni di Phil Spencer nei confronti dell'operato di Bobby Kotick come un chiaro segnale di interesse e che nessun esperto del settore abbia ipotizzato l'acquisizione di Activision da parte di uno dei big come unica possibilità di salvezza per il publisher? Lo shock è lo stato confusionale in cui ci siamo ritrovati tutti quanti e che ci ha fatto sentire parte dello stesso discorso, spettatori dello stesso momento epocale, ridimensiona incredibilmente la figura del critico, che si è dimostrato limitato nella sua prospettiva esattamente come un semplice appassionato. Dov'è quella funzione da cuscinetto che aiuta il consumatore a muoversi in una realtà complessa? Dov'è l'autorevolezza dettata dalla conoscenza delle regole del settore? Non c'è, ma si potrebbe giustamente obiettare. Non siamo esperti in economia, arriva a un certo punto in cui è anche impossibile pensare di avere le competenze specifiche necessarie per maturare una visione critica completa a 360 gradi, che come risposta è sensata, ma che non fa altro che confermare l'illusione di una competenza maturata sul campo, che leva il critico in una posizione privilegiata rispetto all'appassionato. Se non è possibile pretendere una consapevolezza delle regole finanziarie, si deve mettere in dubbio anche qualsiasi autorevolezza critica in un medium che abbraccia così tante sfaccettature diverse dell'arte di consumo. Chi può parlare veramente di come si scrive un testo? Chi sa dirmi cosa sia una direzione artistica ispirata o scelte registiche azzeccate? Formule ormai cristallizzate nell'immaginario collettivo della competenza videoludica.
Ora che però ci siamo ritrovati immersi in questo cambiamento epocale, la vera sfida, o gioco, divertimento, è quella di capire come la mossa di Microsoft scombinerà gli equilibri del mercato. Un esercizio particolare se, appunto, ci fermiamo a riflettere che nessuno si aspettava una mossa del genere, visto che questa riflessione nasce proprio dalla consapevolezza dei miei limiti e dell'inadeguatezza della riflessione che ho proposto come tanti altri, voglio fermarmi un attimo, ragionare e pensare una cosa. 70 miliardi sono una cifra aliena al nostro mondo. Non è una ricchezza che possiamo quantificare neanche immaginandola, e cifre del genere non si spendono per continuare a ragionare sempre negli stessi termini di competizione e rivalità. Si investono per cambiare completamente le regole del gioco. Quindi ora vi propongo un punto di vista diverso rispetto a tutto quello che avete sentito ieri. Non esiste più competizione, non c'è neanche da pensare a una possibile risposta di Sony, e il progetto di Spencer e Microsoft non ha a cuore né il futuro dell'industria né la sicurezza dei dipendenti Activision. E per inciso, secondo me è pericolosissimo umanizzare figure del genere riportando tutto a una dinamica simile a quella di una partita a scacchi. 70 miliardi non è un investimento umano, penso sia un concetto che vada ribadito più volte, ma è quello di una superpotenza pronta a cambiare le regole del gioco. Phil Spencer non è un amico dal cuore d'oro che salva la situazione togliendo da guai il simpatico Kotick con l'ottica di venire incontro a noi giocatori. Phil Spencer è il CEO della divisione Xbox di Microsoft, una delle più grandi compagnie al mondo che ha intenzione di investire 70 miliardi di dollari. Ma siccome abbiamo visto che il mio parere può valere meno di zero, secondo me è super interessante riprendere le parole di Kotick e Spencer, che subito dopo la notiziona sono stati intervistati per dare più informazioni su un passaggio così epocale. Hanno parlato di Sony e Nintendo? No, neanche nominati di striscio. C'è però una ragione che ritorna nelle parole di entrambi come prima causa che ha messo in moto le due aziende: la corsa al metaverso. Oh, finalmente si inizia a parlare chiaro. Il metaverso, quella fantastica visione di futuro proposta da Meta e Facebook, che ipotizza una realtà virtuale dove utente e mercato sono la stessa entità, dove qualsiasi bit di informazione è vendibile, dove ogni dato, piccolo o grande che sia, è merce di scambio. Per ora, in un'industria che freneticamente si scapicolla ad abbracciare il mercato degli NFT, tutti i grandi publisher sono stati aspramente criticati dall'utenza, perché i loro excursus nel mondo delle blockchain e dei non-fungible token sono stati dei chiari tentativi di guadagnare in modo spudorato tramite l'integrazione non organica di questa tecnologia all'interno del mondo dei videogiochi. A novembre Spencer si è espresso duramente contro gli NFT, tenendoci a precisare che Xbox non vuole questo tipo di contenuto, basato su idee volte alla strumentalizzazione e non all'intrattenimento. Bene, ma come si sposa una dichiarazione del genere con un investimento da 70 miliardi di dollari in direzione della corsa al metaverso? Immaginiamoci un futuro distopico dove la visione di Zuckerberg, che oggi ci sembra quasi una parodia del futuro che vogliamo, riesca a diventare realtà. Una piattaforma come il Game Pass potrebbe essere il perfetto apripista al metaverso. Una volta che il Place to Be, proposto da Microsoft, diventerà l'unico spazio possibile per videogiocare, secondo alcuni canoni, il problema non sarà più se ci sarà o meno la concorrenza, ma cosa sarà diventato il videogioco una volta che sarà inscindibile dal suo luogo di fruizione. Alla fine, l'Always On di Xbox One è diventato realtà. Microsoft ha solo sbagliato le tempistiche di annuncio. Così come la resistenza dell'utenza nei confronti della smaterializzazione del dato fisico in favore del digitale sembrava un muro infrangibile, e l'inserimento di microtransazioni all'interno dei giochi è divenuto accettabile in cambio della normalizzazione del modello free-to-play, così la resistenza, piena di sdegno nei confronti degli NFT, potrebbe venire attenuata dall'incredibile convenienza di una piattaforma ritagliata su misura sulle esigenze economiche del consumatore medio. Il Game Pass è una forza che non ammette rivali, che non contempla la competizione, un'offerta impossibile da rifiutare, il biglietto d'ingresso al Meta Pass di Microsoft che prima o poi pagheremo tutti. Ma questa è solo l'opinione di un appassionato che non è neanche bravissimo a giocare a Smash. Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Patreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale, e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa!